Ben ritrovati a tutti in questo nuovo webinar dove andiamo a vedere la teoria delle onde di Elliott. In questo webinar la cosa importante è che noi andremo ad analizzare come si forma e come fare il conteggio delle onde che si sviluppano nei mercati finanziari. Molto spesso, naturalmente, noi non siamo abituati a vedere i mercati finanziari, l'andamento sui grafici, come delle ciclicità, delle onde che si muovono. Siamo abituati a ragionare con delle informazioni che magari non sempre sono attendibili, ovvero si crede che, si pensa che, crediamo che. Invece ci sono delle, in qualche modo, formule, diciamo così, matematiche che individuano qual è il corretto andamento dei mercati finanziari. I mercati finanziari di per sé sono imprescindibili, sappiamo sempre, insomma, vediamo i grafici, li vediamo tutti i giorni, vediamo magari gli indici, vediamo quelli che sono naturalmente l'andamento delle quotazioni, vediamo questo susseguirsi di andamenti, di saliscendi, in così dire, in maniera abbastanza elementare, però non siamo in grado spesso di capire e comprendere quello che è il movimento che sta sottostante il mercato. Un'altra cosa che interessa molto, molto gli investitori sono le news, naturalmente. Le news, le notizie che muovono i mercati, quindi i market mover, in qualche modo, che interessano quelli che sono gli andamenti proprio di ogni singolo mercato. I mercati azionari, ad esempio, vengono mossi da alcune notizie di carattere macroeconomico, non meno geopolitico, e sostanzialmente, ad esempio, l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, oppure alcuni dati riguardanti i PMI, gli indici azionari. Le valute magari sono, come ad esempio i metalli, sono più influenzati dalle decisioni delle banche centrali. Però tutto questo diciamo, si inserisce all'interno di un percorso di un andamento, diciamo così, che ciclicamente si ripete nei mercati. Quindi, naturalmente, che cos'è che possiamo dire? Che i mercati in qualche modo hanno una loro propria ciclicità, un andamento ciclico. Chiaramente questo andamento ciclico va interpretato e non viene lasciato o nulla al caso, o almeno poco si lascia al caso. La ciclicità naturalmente deve essere contestualizzata all'interno di una situazione di analisi abbastanza complicata, però diciamo che il fatto per completezza di analisi naturalmente bisogna valutare quelle che sono tutte le variabili possibili che ci sono nei mercati. Questo è quello un po' che ha fatto Nelson Elliott, che ci ha fornito la sua teoria delle onde di Elliott. Per quanto riguarda appunto il disclaimer, dobbiamo ricordare che il trading online è un'attività altamente speculativa ed implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori ed è quindi necessario che lei comprenda pienamente il livello di rischio prima di iniziare ad operare. Le raccomandiamo di leggere il documento informativo sui rischi che le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non costituisce un invito all'acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia non garantiamo l'accuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei confronti dei clienti in merito all'accuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni ed errori. Ecco bene, abbiamo fatto la nostra parte istituzionale, quindi seguiamo quello che è l'andamento della teoria delle onde di Elliott. Secondo Elliott, tutte le manifestazioni sono registrabili dall'andamento dei prezzi di un titolo o un indice e sono riconducibili ad un ciclo regolato al suo interno da leggi ben strutturate, la stessa armonia di base che è riscontrabile in natura. Quindi cosa succede? Succede che Elliott ha in qualche modo analizzato l'andamento dei mercati finanziari ed è riuscito a inserirlo all'interno di un ciclo di mercato, di un ciclo naturale, leggi ben strutturate, la stessa armonia appunto che è riscontrabile in natura. Ovvero, qual è il significato di fondo della teoria di Elliott?
La teoria di Elliott, come si può ben intuire, è costituita da delle onde, ovvero dall'analisi dei mercati finanziari in base a delle onde che si riscontrano anche in natura. Per quanto riguarda un po', diciamo un po' la storia della scoperta di Elliott per quanto riguarda la natura della sua tipologia di analisi, della sua teoria, Elliott guardando il mare, molto spesso si è reso conto di un movimento delle onde in qualche modo ripetitivo, ovvero c'erano un afflusso di onde verso riva e un deflusso di onde dalla riva verso l'esterno. Ora, questo afflusso di onde, ad esempio, verso la riva, è un movimento, per così dire, costruttivo, direzionale, quindi aumenta la marea in qualche modo. La stessa cosa viceversa nel caso che ci sia un movimento opposto, ovvero che si allontana dalla riva naturalmente, quindi un deflusso delle acque, quindi diciamo così una bassa marea. Tutto questo ha incuriosito Elliot nel senso che ha cercato di inserire tutta questa manifestazione, tutto ciò che vedeva in questo, diciamo, guardando il mare, analizzando il movimento delle onde del mare, è riuscito a comprendere che ci sono in questi, diciamo, movimenti, in uno di due naturalmente, prendiamo ad esempio nel momento in cui cresce la marea, ci sono cinque onde direzionali, naturalmente, e tre onde che riportano la marea all'esterno. Quindi che cosa ha fatto Elliot? Praticamente Elliot ha in qualche modo, ad esempio, buttando un legno nel mare, ha visto che questo legno veniva spinto da cinque onde verso riva e veniva riportato leggermente all'esterno da tre onde. Però diciamo così, se il movimento era nella direzione della riva, naturalmente le onde che lo riportavano indietro erano inferiori alla grandezza delle onde che lo riportavano a riva. Quindi, riportandolo a riva, più lontano lo lanciava, naturalmente vedeva questo legno ritornare verso riva, se il movimento era naturalmente nella direzione della riva. Viceversa, quando lui lanciava il legno e c'era un movimento opposto, vedeva man mano il legno andare verso l'esterno, ritornare leggermente verso di lui, però allontanarsi sempre di più. Sostanzialmente questa è l'andamento, diciamo, la teoria delle onde di Elliott. Quindi lui è riuscito a comprendere ed a inserire questa visione naturale del mondo, e l'ha scoperto anche analizzando tanti altri fattori diciamo così, che avvengono in natura. Principalmente, naturalmente, quando parliamo di onde, naturalmente noi pensiamo subito all'acqua, quindi al mare, agli oceani. Nella fattispecie Elliot è riuscito a ricondurle all'interno di un ciclo ben regolato da leggi strutturate, diciamo così, a livello universale, ovvero la stessa armonia appunto che si riscontra in natura. Questa è la parte più importante del ciclo della teoria delle onde di Elliot. Nello specifico, naturalmente, secondo Elliot, come abbiamo appunto accennato, ci sono onde impulsive, ovvero onde direzionali in una direzione, e onde correttive. Le onde correttive, naturalmente, sono di quantità inferiore, di entità inferiore rispetto alle onde impulsive. Quindi ci sono, ad esempio, le onde impulsive sono individuate da 5 onda dai numeri naturalmente, e le onde correttive invece sono individuate da lettere, ovvero appunto A, B e C. Quindi sono individuate le onde correttive, sono di carattere inferiore, anche perché sono naturalmente tre onde correttive ABC, mentre sono cinque le onde impulsive. Quindi impulsive sono le onde appunto che hanno direzionalità, quindi spingono in una direzione. Nell'esempio utilizzato prima, il legno gettato nel mare. Al contrario, invece, le onde correttive sono costituite da lettere e appunto sono quelle che invertono di poco il trend.
Quindi cosa succede? Che parlando di mercati finanziari e traslando appunto questa teoria nei mercati finanziari, vuol dire che ci sono cinque onde impulsive, ovvero che fanno crescere i prezzi, e tre onde naturalmente che fanno diminuire le quotazioni. Quindi il prezzo, ad esempio, può partire dal livello di 100, arrivare a 110, poi ritracciare leggermente, poi arrivare a 150 e poi arrivare magari a 180. 180, poi scende leggermente nuovamente a 170, poi risale leggermente e poi ritorna giù, però non torna giù naturalmente al punto di prima. E questo è chiaramente individuato nella impulsività delle onde, quindi le onde sono impulsive e direzionali. Come dice appunto, come leggiamo nella slide, le onde impulsive sono individuate da numeri e le onde correttive da lettere. Questa è la cosa importante, numeri e lettere. Questo bisogna comprenderlo perché appunto quando noi ad esempio andiamo a vedere delle analisi fatte dagli altri analisti, dobbiamo cercare di capire che cosa significano i numeri e che cosa significano le lettere. Quindi nel momento in cui noi ad esempio vediamo una composizione di caratteri numerici e caratteri letterari, naturalmente dobbiamo capire e comprendere che cosa significa. Ora, naturalmente, quello che intendeva Elliot è che un'onda impulsiva, appunto, è composta da 5 onde minori e si muovono nella stessa direzione del trend. Ecco perché sono onde impulsive, naturalmente, e quindi composte da onde che si muovono nella stessa direzione del trend. Quindi la cosa interessante è che costruiscono di per sé una direzionalità del trend. Quindi 5 onde, come abbiamo disegnato prima, quindi l'onda 1, l'onda 2, l'onda 3, l'onda 4, l'onda 5 e poi come abbiamo detto ABC, le onde correttive. Però la cosa importante è la direzione del trend. Quindi la direzionalità del trend è indicata dalle onde impulsive. Quindi 5 onde nella direzione del trend e 3 onde che correggono. Questa successione di onde appunto forma una struttura di 5 più 3, 8 onde, onde che aumentano sempre più di grandezza di onda. E facciamo un passo avanti nella nostra analisi, naturalmente. Nella nostra analisi, che cosa possiamo dire? Nella nostra analisi, giustamente, andiamo ad individuare quello che è il movimento delle onde, appunto, come abbiamo detto, ovvero le onde impulsive. Eccolo qui, abbiamo schematizzato. Con questo disegno abbiamo schematizzato appunto le onde numeriche, le vedete qui, onde numeriche 1, 2, 3, 4 e 5 sono le onde direzionali, mentre le onde correttive appunto sono le onde che correggono il movimento. Quindi le tre onde che correggono il movimento, come vedete, sono onde ABC. Ora, la correzione è importantissima per ricordarsi appunto che quando si parla con le lettere si parla sempre di onde correttive. La cosa interessante appunto che dobbiamo comprendere è che cosa? Che le onde crescenti, prendiamo ad esempio appunto questo, analizziamo il concetto di trend crescente. Quindi analizziamo questa fase di trend qui. Quindi nel momento in cui noi andiamo a prendere il trend crescente, eccolo qui, appunto è quello con l'andamento in lettere, le onde crescenti sono quelle con numero dispari, ovvero la 1, la 3 e la 5. Interessante naturalmente ricordarsi e notare che all'interno di questo movimento costruttivo, ovvero crescente, ci sono nello stesso modo, ci sono delle onde correttive, ovvero la numero 2 e la numero 4. Quindi le onde pari sono quelle che correggono leggermente il trend, che non sono da confondere, naturalmente, ecco perché l'addizione con lettere e numeri non sono da confondere con l'intero ciclo di movimento naturalmente correttivo. Quindi la correzione data dalle lettere ABC e la correzione, ricordiamoci, un fattore importante, la correzione è riferita all'intero complesso delle onde, mentre nel caso della singola onda, ovvero di questa, è riferita solamente alla correzione di una sola onda. Quindi l'intero complesso viene corretto dalle lettere ABC, mentre la singola onda
viene corretta da una lettera, da un movimento che non è lettera, ma è un movimento numero pari naturalmente. Quindi la numero 2 correggerà la numero 1, la numero 4 correggerà la numero 3, naturalmente, riferita al correzione numero 3, e appunto invece l'ABC, o meglio ancora l'intero complesso, l'intera correzione ABC, correggerà l'intero complesso di 5 onde. Come abbiamo visto, naturalmente queste sono le 5 onde crescenti, le 3 correttive, quindi per un totale di 8 onde. Ebbene, le 8 onde, se noi facciamo un po' mente locale, il numero 8 naturalmente, ricordiamo, sono 5 più 3 onde, naturalmente è uguale a 8, chiaramente. Ora, se noi facciamo un po' di mente locale, ci ricordiamo che il numero 5, il numero 3 e il numero 8 sono numeri che ricordano e sono numeri naturalmente di Fibonacci. Quindi Elliot e Fibonacci sono, diciamo così, vanno a stretto braccetto. Ecco, come avevo scritto qui, naturalmente i numeri 5 e 3 sono numeri di Fibonacci. Quindi ricordate tutta la sequenza di Fibonacci che poi vedremo naturalmente. Consiste anche in questo caso, sostanzialmente, diciamo così, avvicinarsi alla teoria di Elliot, o meglio, far parte della teoria di Elliot, e questo ci interessa appunto per comprendere ancora di più come la sequenza delle onde di Elliot, naturalmente, sia all'interno di un percorso naturalmente naturale, che è quello che noi troviamo nella natura, nelle galassie, nei numeri appunto che costituiscono l'universo, anche il corpo umano, le stesse chiocciole delle lumachine, oppure tantissime altre cose, naturalmente diciamo, si riconoscono, la teoria delle onde di Elliot si riconosce appunto in quelli che sono i valori della natura. Ora, come abbiamo detto, naturalmente questo è un singolo movimento che noi vediamo del mercato. Ma cosa succede dopo questo movimento? Succede che il movimento continua naturalmente, perché questo è un movimento direzionale. Ovvero, cosa succede? Succede che fatto un movimento, naturalmente ci sarà il suo movimento correttivo, e poi cosa succede? Ce ne sarà un ulteriore movimento. Questo movimento sarà uguale al precedente, nel senso lato del termine, ovvero sarà costituito sempre da 5 onde crescenti e 3 onde naturalmente correttive. Questo movimento continuerà ancora una volta successiva con ulteriori 5 onde e ulteriori 3 onde successive correttive. Ebbene, questo movimento naturalmente non andrà all'infinito. Questo movimento chiaramente farà parte anch'esso di un movimento superiore, ovvero queste 5 onde, eccole qui, sono delle onde che formano a loro volta, come vi ho segnato qui con la striscia nera, con la freccia nera, a loro volta segnano un'onda superiore. Quindi vedete già appunto che c'è un'onda successiva che, al di là di questo, mi fornisce una onda numero 1, un'onda numero 2, un'onda numero 3, una 4 e una 5. E poi ci sarà naturalmente la correzione ABC e quant'altro appunto che tornerà indietro ABC. Quindi capite bene che ci sono dei movimenti che possiamo in qualche modo considerare, ad esempio, per fare un esempio perché sia più comprensibile, possiamo dire ad esempio che all'interno di una giornata di trading, che potrebbe essere quest'onda qui, la numero 1, all'interno di questa giornata di trading, naturalmente, se noi guardiamo dei grafici, in questo caso daily, se noi guardiamo all'interno di un grafico daily, ovvero guardiamo i time frame inferiori, naturalmente vediamo che sono composti tra time frame, ad esempio H1, ok? H1. Vediamo che in questo caso all'interno ci sono il time frame daily naturalmente è composto a sua volta da una serie di movimenti intraday che costituiscono visibili nel time frame orario, nel time frame H1, co che costituisce appunto l'onda fondamentale del giornaliero. Quindi se nel giornaliero noi vediamo un'onda
crescente, completa, però nell'intraday vediamo appunto questa formazione di 5 onde. Magari il giorno dopo sarà un giorno correttivo, però lo possiamo inserire all'interno di un percorso appunto, così, per così dire, appunto di correzione. Ecco, come si sviluppa la stessa cosa. Diciamo così, un giorno successivo, una seduta successiva, ci saranno ugualmente 5 onde all'interno di questo movimento. Nel quarto giorno ci sarà ugualmente 3 onde correttive e così via, eccetera. La stessa identica cosa naturalmente funziona per le onde superiori, quindi ci sono, come abbiamo visto, i gradi inferiori che sono questi e i gradi superiori. Ad esempio, se noi dovessimo prendere tutto questo movimento, magari sono 5 giorni della settimana, questo movimento potrebbe essere una singola più grande onda superiore, magari in time frame settimanale. Quindi, in qualche modo, capite bene che a loro volta le onde settimanali possono confluire in onde mensili, eccetera, eccetera. Ebbene, questi movimenti naturalmente sono molto numerosi perché Elliott ha trovato come la composizione di queste onde abbiano, per così dire, 15 dizioni, quindi ad esempio il Grand Super Cycle che indica le onde centenarie o millenarie, da centenarie e millenarie, e man mano scendendo ad esempio il Super Cycle, le onde delle decadi fino al centinaio, le cycle, eccetera, eccetera, e noi troviamo naturalmente quelle che ci interessano, ovvero le minuet o le subminuet, le micro, che passano, come abbiamo appena visto, naturalmente dal giornaliero e costruiscono il grafico settimanale. Le submicro, naturalmente, mezza giornata, dalla mezza giornata alla giornata, eccetera, eccetera. Sempre più in basso, naturalmente, si vedono appunto come ci siano appunto questi grafici, come ci siano appunto queste edizioni qua. Queste sono naturalmente tutte le informazioni che dobbiamo leggere nelle onde qualora facessimo un'analisi completa, chiaramente, di questa sessione qua. Per comprendere chiaramente tutte le indicazioni, quando abbiamo i numeri all'interno di un quadrato, naturalmente comprendiamo come appunto siano con dei numeri romani piuttosto che numeri arabi, si vede comunque la differenza, numeri tra parentesi, numeri all'interno di un cerchio, parentesi quadre, eccetera, eccetera, appunto con delle indicazioni. Però la cosa interessante è comprendere il funzionamento e come si arriva ad un'analisi specifica di un'onda, di un andamento, diciamo così, ciclico delle onde. Quindi, quando noi vediamo ad esempio un movimento, naturalmente dobbiamo cercare di capire in che tipo di onda ci troviamo e naturalmente cercare di comprendere come analizzare il movimento di cui appunto stiamo valutando. Quindi nel momento in cui noi cerchiamo di comprendere e di vedere quali sono i movimenti, cerchiamo di capire quali sono le regole che ci mostrano questi movimenti qua. Quindi vediamo un pochino appunto come siamo in questa fase qui. Ad esempio, conteggiamo come questa sia onda 1, onda 2, eccola qui, onda 3 in crescita, onda 4, una piccola onda 5 e poi abbiamo le correzioni ABC. Successivamente cosa succede? Che nuovamente riprendiamo, come dicevamo prima, nuovamente riprendiamo il percorso rialzista, quindi una onda numero 2 correttiva, una lunghissima onda 3, poi cosa succede? Che c'è una successiva onda 4 e poi naturalmente la correzione. Quindi come avevamo visto prima. Naturalmente in questo caso qui rinumereremo da capo il numero 1, naturalmente onda numero 1, onda numero 2, onda numero 3 e onda numero 4, eccetera, eccetera. Ora, per cercare, naturalmente per comprendere come enumerare, come riconoscere le onde, naturalmente ci sono delle
caratteristiche che noi dobbiamo andare a vedere. Nel fatto specifico, bisogna comprendere come ci sono appunto determinate modalità di relazione delle onde. C'è, come vi dicevamo, il ciclo impulsivo e il ciclo correttivo. Ebbene, come si conta? Il ciclo, come dicevamo prima, vedete come c'è questa 5 onde, come abbiamo visto, la onda numero 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Vedete che al loro interno, naturalmente, sono formate loro stesse da 5 onde crescenti e 3 onde decrescenti. Quindi si vede subito appunto come questa sia la prima onda, questa la seconda onda, la terza onda, la quarta, eccetera, eccetera, e al loro interno naturalmente siano formate da 5 onde sottostanti. Ebbene, il ciclo impulsivo è formato naturalmente da 8 onde, come dicevamo. Il ciclo completo è formato da 8, 16, 24 onde, o meglio ancora 21, perché le successive 4 onde, le successive 3 onde sarebbero di correzione del primo grande ciclo. Quindi in questo caso noi possiamo avere le nostre 5 onde e poi le 3 onde correttive. Eccole qui come le segniamo: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, A, B e C. E come dicevamo prima, loro stesse compongono un'onda ed è l'onda numero 1. Eccola qui, la vedete, l'onda numero 1. Le onde 5 invece sono queste qui, appunto, e vedete come in questo caso sia completo il movimento. Naturalmente tutto questo sembra complicato, però alla fine cercando di comprendere quali sono appunto il ciclo completo, che è formato da 89 onde crescenti, 55 onde decrescenti e il ciclo completo, ricordiamoci, è formato da 144 onde. Ricordatevi ancora una volta come in questo caso appunto tutti questi numeri siano numeri relativi anche alla teoria alla scoperta di Fibonacci, che appunto i numeri di Fibonacci naturalmente sono quelli che regolano tutto l'andamento della natura. Quindi ricordiamoci appunto che Fibonacci ed Eliot vanno insieme, vanno visti insieme, chiaramente. Ora, quali sono le regole naturalmente per vedere, naturalmente, cercare il fine di qualsiasi sistema di analisi? È quello di identificare dei segnali di entrata e di uscita dal mercato. Quindi la teoria di Elliott ci serve per che cosa? Non tanto per, o meglio ancora, sia per avere una strategia di trading, quindi di entrata e di uscita del mercato, sia soprattutto di cercare di capire qual è la situazione di mercato. Quindi diciamo che la teoria delle onde di Elliott ci può essere, se non ci può essere di aiuto, se ci può essere assolutamente di aiuto per quanto comprende la situazione di mercato, quindi comprendere quali potrebbero essere appunto i movimenti futuri del mercato stesso. Nel caso specifico, naturalmente, per schematizzare l'analisi delle onde di Elliott, naturalmente, l'analisi delle onde deve sottostare a tre principi e cinque regole. Questi tre principi e queste cinque regole sono, diciamo, il fattore più importante della teoria delle onde di Elliott, con la quale noi vediamo, naturalmente quelle che sono le, formazioni della teoria di Elliott. Quindi, naturalmente, noi per cercare di comprendere come, individuare queste onde qui, ovvero perché questa è l'onda 2 e non è l'onda 3 o l'onda 4, perché questa non è un'onda correttiva ma è un'onda impulsiva? Perché questa qui è l'onda correttiva e non è ancora il principio della correttiva? Ebbene, tutto questo naturalmente noi lo comprendiamo analizzando quali possono essere appunto gli andamenti e i tre principi e le cinque regole che costituiscono appunto l'andamento dell'analisi, il clou della teoria delle onde di Elliott. Con la teoria delle onde di Elliott, naturalmente, poi noi possiamo cercare, naturalmente, di comprendere chiaramente quelli che sono i movimenti di mercato.
Soprattutto Elliot, nel suo sviluppo della teoria tramite l'osservazione, si dedicò allo studio dell'evoluzione dei mercati azionari appunto negli anni 30. Quindi è una teoria che a tutt'oggi è imprescindibile la sua conoscenza, ovvero bisogna assolutamente conoscerla perché i più grandi trader, i più grandi gestori conoscono assolutamente questa teoria perché i mercati si muovono in maniera ciclica. E appunto la storia di Elliott fu proprio quella di entrare nello studio appunto dei grafici storici e appunto si rese conto che gli stessi fenomeni appunto sono fenomeni di ripetizione, quindi la stessa corrispondenza che aveva nel suo andamento Charlestown, e anche in questo caso appunto ci possiamo possiamo riprendere appunto quella che è la teoria di Charlestown. In particolare, appunto, il modello di Elliott è un modello ciclico espresso in onde. Quindi, in particolare, Elliott comprese che gran parte dell'andamento delle piazze finanziarie poteva essere ricondotto ad un modello ciclico espresso in onde. Quindi andiamo un po' a vedere nello specifico come, diciamo così, come a numerare le onde, la fase propulsiva, appunto, è determinata dalle onde, come abbiamo visto, numeriche, e quindi chiaramente i numeri sono la fase propulsiva del trend, quindi direzionale del trend, quindi la direzionalità. Trend is your friend, ricordatevi sempre che appunto tutte queste teorie sono abbastanza intersecate tra di loro, ovvero tutte queste chiaramente ci indicano che cosa? Una fase determinante del trend, ovvero la fase propulsiva del trend. Quindi onde etichettate, si etichettano le onde con i numeri, naturalmente, quelle onde che determinano la fase di crescita del trend. Naturalmente, se noi stiamo parlando di un trend long, chiaramente di un trend long. Nel caso parlassimo di un trend short, naturalmente etichettate fase propulsiva, ma anche in questo caso, naturalmente, un trend short, però chiaramente l'importante è che sia direzionale e rispecchi chiaramente le regole, le tre regole e appunto le dettate appunto da Elliott. Quindi onde etichettate da numeri 1, 2, 3, 4 e 5, abbiamo visto appunto numero 1 onda crescente, numero 2 onda correttiva, 3 nuovamente crescente, 4 correttiva e 5 appunto 5 propulsiva. Quindi ricordiamoci sempre l'onda numero, le numero dispari e le numero dispari sono le onde propulsive, mentre le onde pari sono le onde correttive. Per quanto riguarda appunto la fase correttiva, invece abbiamo visto appunto che sono le lettere a costituirne appunto l'etichettatura. Le onde appunto correttive sono quelle che vengono etichettate con le lettere ABC, proprio la correzione ABC. Quindi il movimento è in totale di 8 onde, 5 onde crescenti, 5 onde propulsive e 4 onde correttive fatte con lettere. Quindi la cosa interessante, appunto, come abbiamo visto, all'interno del ciclo propulsivo ci sono comunque due onde correttive. Perché? Perché la correzione fa parte del trend, ovvero un trend non può essere in crescita costante. Se noi per avere, ricordiamoci anche quest'altro fatto, che non possiamo avere un trend in crescita esponenziale, perché questo trend naturalmente tende a decrescere altrettanto rapidamente. Quindi un trend in crescita così avrà una decrescita molto rapida, mentre un trend più angolato avrà una più dolce, diciamo così, una più dolce correzione. Quindi anche in questo caso ricordiamoci che è per questo che ci sono le onde correttive, ovvero non c'è, ad esempio nel mare, non c'è una sola singola onda, è rarissimo, sono degli eventi che non teniamo neppure in considerazione. Quindi nel momento appunto del ciclo correttivo abbiamo le onde correttive che sono determinate dall'ABC. Come individuare le onde? Ci sono appunto, come abbiamo visto, 5 regole e 3 principi.
Le cinque regole sono quelle, diciamo così, da imparare assolutamente a memoria per quanto riguarda appunto l'interpretazione e l'individuazione della teoria delle onde di Elliott. Mentre i tre principi sono quelli che naturalmente vedremo successivamente. Le cinque regole sono le leggi che Elliott stabilì all'interno del suo impianto teorico, le cosiddette rimane. L'onda numero 2, innanzitutto vediamo subito quali sono le 5 regole. Allora, innanzitutto comprendiamo, facciamo qui il disegno di quello che è, diciamo così, lo spaccato della teoria delle onde di Elliott. Quindi disegniamo naturalmente il nostro modello teorico e appunto cerchiamo di comprendere come il movimento sia appunto il complesso delle onde appunto di Elliott. Quindi la numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4 e la numero 5. Allora, vediamo subito il primo. L'onda numero 2 non ritraccia mai oltre il minimo di onda 1. Per quale motivo? Perché se dovesse ritracciare al di sotto di onda 1, naturalmente sarebbe un errore, cioè non sarebbe, diciamo così, si andrebbe a rompere il cosiddetto supporto, quindi sappiamo per la legge dei supporti della resistenza che una volta che c'è la rottura del supporto, naturalmente non abbiamo più quel sostegno delle stesse onde. Come detto, appunto, l'onda 2 non ritraccia mai oltre il minimo di onda 1, perché sennò si andrebbe appunto a rompere il livello di supporto e si invaliderebbe quello che è il nostro conteggio. Ma non succederebbe niente perché vuol dire che non è il conteggio corretto, bensì il conteggio corretto è un altro, quindi dobbiamo stare sempre attenti. Onda numero 3 non è mai la più corta, non è mai la più corta dell'intera struttura. Ora, alcuni dicono ad esempio l'onda numero 3 essere la più lunga della struttura. Ebbene, non è giusto questo perché dell'intera struttura può essere la più lunga l'onda numero 1 o l'onda numero 5. Ad esempio, nei mercati delle commodity o nei mercati molto a leva, l'onda numero 5 spesso è la più lunga dell'intera struttura. Però ricordiamoci che l'onda numero 3 non deve essere mai la più corta dell'intera serie. Quindi non può essere questa l'onda, diciamo l'onda numero 3, non può essere questa, perché sarebbe un errore valutare questa correzione qui. Quindi questa individuazione qui, quindi questo conteggio. Quindi l'onda numero 3 non è mai la più corta dell'intera struttura. Inoltre, l'onda numero 3 termina sempre sopra la fine di onda numero 1, proprio per lo stesso motivo, perché appunto abbiamo questo secondo livello di supporto, quindi l'onda numero 3 non termina mai, o meglio, termina sempre almeno sopra la fine di onda 1, proprio perché se no andrebbe a rompere quel trend rialzista, ovvero a rompere quel livello di supporto determinato dallo swing dell'onda numero 1. Quindi l'onda numero 3 termina sempre al di sopra del massimo dell'onda numero 1, quindi della fine dell'onda numero 1. Un'altra regola è che l'onda numero 4 non ritraccia mai al 100% dell'onda numero 3, un po' per, se vogliamo così dire, per lo stesso motivo, appunto, onda numero 3 termina sempre sopra la fine dell'onda 1 e anche l'onda 4 deve per forza di cose finire al di sopra, in qualche modo, non solo del massimo dell'onda 1, ma soprattutto al di sopra del livello di supporto dato dal numero 2. Quindi l'onda numero 4 non ritraccia mai il 100% dell'onda numero 3. L'onda 5, e anche in questo caso, termina sempre sopra la fine dell'onda 3. L'onda 5 quindi è sempre al di sopra del livello di supporto dell'onda, sopra la fine dell'onda numero 3, quindi sopra il livello massimo dell'onda 3. Ecco, anche in questo caso noi andiamo a vedere che cosa che c'è il massimo di onda 3, che è un livello di supporto che determina naturalmente il massimo di onda 5. Ci sono dei casi naturalmente in cui alcuni mercati, la cosiddetta truncation, il troncamento, ovvero l'onda 5 può succedere che termini
in qualche modo al di sopra, o meglio, leggermente uguale o leggermente al di sotto di onda 3. E in questo caso si tratta in mercati che sono stati, che hanno corso molto, ad esempio un'onda 3 estremamente lunga, quindi l'onda 5, oppure c'è stata una lunga correzione. In questo caso appunto si parla di truncation, ovvero di troncamento. La 3 può essere uguale, può essere il massimo effettivo relativo, e in questo caso appunto ci può essere il cosiddetto, diciamo così, modalità di conteggio diversa in qualche caso. Però la successiva, naturalmente, la successiva correzione deve sempre rispettare. Queste 5 leggi devono essere sempre rispettate, sempre. Sono le uniche leggi che, oltre al modello stesso, ad essere insindacabile. Tutto il resto, naturalmente, è lasciato un po' alla bravura, all'occhio, all'interpretazione dell'analista. Ma ciò non significa appunto che queste 3 leggi devono essere rispettate. Quindi andiamo a vedere, ad esempio, l'esempio grafico. Onda 2 non ritraccia mai oltre il minimo di onda 1. Come abbiamo visto, onda 2, eccola qui come l'avevamo indicata prima, onda numero 1, onda numero 2, eccola qui, quindi cerchiamo l'onda numero 2, non ritraccia mai oltre il minimo dell'onda numero 1, proprio perché è un livello di supporto questo qui, quindi potrebbe ritracciare, quindi fare un doppio minimo e poi ripartire. E allora anche in quel caso il conteggio sarebbe giusto. Quindi attenzione, onda 2 non ritraccia mai al di sotto di onda 1, mai al di sotto di onda 1, proprio perché sarebbe un errore di conteggio. Andiamo a vedere il secondo principio. Secondo principio, onda numero 3 non è mai la più corta della struttura. Non è mai la più corta della struttura. Quindi potrebbe essere appunto che noi, ad esempio, troviamo come in questo caso qui, un'onda che non è la più corta, e la segniamo anche in questo caso qui. Proviamo a vedere appunto, questa è l'onda numero 1, la monitoriamo con i tracciamenti di Fibonacci, vedete come c'è l'onda numero 1, la mettiamo sotto il minimo di onda 1 e vediamo che l'onda 3 comunque in questo caso è uguale a onda 1, d'accordo? Anzi, a dirla tutta sarebbe l'onda 3 sarebbe proprio questa qui, appunto, come avevamo visto prima. In ogni caso, l'onda 1 e l'onda 3 corrispondono, e quindi l'onda 1, l'onda 3 comunque non è la più corta dell'intera struttura. Quindi ricordiamoci chiaramente che l'onda 3 non è la più corta dell'intera struttura. L'altro principio è l'onda 3 termina sempre sopra la fine di onda 1. Quindi andiamo a vedere come ad esempio si vede in questo esempio qua, l'onda 3, eccola qui, non finisce mai, o meglio, non finisce mai sotto il massimo di onda 1. Questo è il massimo, quindi onda 1, onda 3 come abbiamo visto prima, che termina sempre sopra il massimo di onda 1. L'onda 4 non ritraccia mai il 100% dell'onda 3. Andiamo anche in questo caso a vedere, quindi l'onda 3 parte dalla fine di onda 2, naturalmente, come abbiamo detto, segniamole qui, onda 1, onda 2, eccola qui, segniamocela qui, onda 2 la segno leggermente al di sopra, non precisa, onda 2, onda 3, eccola qui, onda 3 è questa qui, onda 4 è quest'altra, eccola qui, la segniamo. Onda 4, eccola qui, e onda 5 è questa più piccola. La più piccola dell'intera serie è proprio questa onda qui, l'onda numero 5. Ora, naturalmente, vediamo come queste onde siano sovrapposte le une alle altre, perché mi interessa, diciamo, far vedere proprio il disegno di per sé. Quindi l'onda numero 4 non finisce mai, non ritraccia mai l'intero movimento dell'onda numero 3. Quindi se tutta questa è l'onda numero 3, l'onda 4 naturalmente non ritraccia mai l'intero movimento. Quindi l'onda 4 potrebbe ritracciare al massimo fino qui e poi ripartire, naturalmente. Sarebbe un errore se noi vedessimo
un'onda, sarebbe un errore nel nostro conteggio vedere appunto questa onda qui, perché sarebbe chiaramente un errore nell'analisi che stiamo facendo. L'onda 5 termina sempre sopra la fine di onda 3. Bene, questo è vero, anche se a volte non è proprio questa corrispondenza, non c'è proprio questa corrispondenza, ovvero l'onda numero 5 termina sempre sopra la numero 3, questa è la numero 3, questa è la numero 5, quindi la numero 3 appunto termina sempre, la numero 5 termina sempre sopra la numero 3. In questo caso, appunto, vediamo come ci siano queste interpretazioni, queste onde. Andiamo a vedere, appunto, come abbiamo detto, conteggio errato e conteggio corretto. Vediamo come, appunto, l'onda 2 non deve ritracciare più oltre il minimo dell'onda numero 1. L'onda numero 3, vedete che in questo caso, il secondo principio, onda numero 3 non deve essere mai la più corta dell'intera struttura, naturalmente. Quindi questo qui è un conteggio errato. Questo è un conteggio errato, mentre questi sono conteggi corretti. In questo caso l'onda numero 1 è uguale all'onda numero 5, grosso modo, o comunque l'onda numero 5, vedete che è la più corta dell'intera struttura, naturalmente. L'onda numero 5 è la più corta e l'onda numero 1 invece è quella mediana. L'onda numero 3 è la più lunga. Mentre nel caso specifico, ad esempio, vedete in un altro caso, come abbiamo visto prima, l'onda numero 1, o meglio ancora l'onda numero 3, è uguale all'onda numero 1, ma la più corta, anche in questo caso, può essere l'onda numero 5. Un altro caso potrebbe essere visto dall'onda onda 3 e onda 5 uguali, quindi onda 3 e onda 5 uguali, e la più corta, naturalmente, essere l'onda 1. La cosa più importante è che comunque non sia la più corta l'onda numero 3. La cosa è il fattore più importante da tenere appunto visualizzato. Allora, l'altra cosa che, come abbiamo visto appunto i tre principi, abbiamo visto che ci sono i tre principi, appunto le cinque regole e i tre principi. Ebbene, i tre principi come si conteggiano, come si vedono i tre principi? I tre principi naturalmente sono che, appunto abbiamo visto l'onda 3, l'onda 3 termina sempre sopra la fine di onda 1, e i principi appunto diciamo che individuano sempre la correzione della stessa struttura. Ebbene, i tre principi quali sono? I tre principi sono il principio di alternanza, il principio di uguaglianza e il principio della correzione ABC. Ora, naturalmente, tutte queste informazioni devono essere assimilate. Questo ci vuole un po' di tempo, naturalmente, ognuno di noi ha delle tempistiche personali. Però la cosa importante è ricordarsi appunto queste cinque regole che abbiamo appena visto e questi tre principi. Andiamo a vedere il principio dell'alternanza. In primis, appunto, il principio dell'alternanza. L'alternanza è il principio che ci dice che se l'onda numero 2 è, o meglio ancora, i tre principi sono riferiti appunto soprattutto alle onde correttive. Quindi mentre gli altri principi, le regole fondamentali sono riferite in qualche modo alle onde impulsive, i tre principi invece sono riferite alle onde di correzione. Quindi l'alternanza, l'onda di alternanza, ovvero se l'onda 2 ritraccia violentemente, l'onda 4 deve essere invece sideway, ovvero deve essere più laterale. Cosa significa? Che dato un movimento di 5 onde, naturalmente se noi abbiamo, prima lo disegniamo, naturalmente facciamo così, lo disegniamo in modo da tenerlo sott'occhio, quindi noi abbiamo le 5 onde, quindi abbiamo un movimento impulsivo, ricordiamoci le regole, eccole qui. Quindi cosa succede? Che appunto il movimento, ad esempio le indichiamo qui la numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4, la numero 5, eccole qui, e la nostra correzione ABC. Cosa succede? Allora, quando si parla di alternanza, cosa significa? Che se l'onda 2, come in questo caso, ritraccia violentemente, ovvero c'è un movimento molto approfondito, ok?
Vuol dire che l'onda numero 4 non sarà approfondita, ma sarà piuttosto laterale. Quindi vediamo che cosa? Un andamento di alternanza nelle onde correttive. Quindi ricordiamoci che i tre principi riguardano la correzione, le onde correttive, quindi la 2, la 4, l'ABC. Ok? Quindi l'alternanza significa che l'onda numero 2, se l'onda numero 2 ritraccia in maniera molto approfondita, ok, oltre il 50%, oltre il 61,8% i numeri di Fibonacci, la numero 4 invece sarà più laterale come movimento. L'altro principio ci dice l'uguaglianza. In una formazione completa, l'onda 1 e l'onda 5 avranno un'estensione quasi simile. Quindi ci dobbiamo ricordare che cosa? Che l'onda numero 1 quasi sicuramente potrebbe essere uguale quasi sicuramente all'onda numero 5. Quindi questo è il principio dell'uguaglianza. Ricordiamoci che appunto l'onda numero 1 è uguale o simile all'onda numero 5. Ecco, la cosa importante è che anche in questo caso, naturalmente, ricordiamoci sempre che comunque l'onda numero 3 non deve essere la più corta, quindi potremmo vedere verosimilmente l'onda numero 1 uguale alla numero 5 come estensione. Se non dovesse essere così, naturalmente vedremo. Se l'onda numero 1 dovesse essere uguale all'onda numero 5, all'onda numero 3, naturalmente l'onda numero 5 potrà essere o più lunga o più corta di quello che sono la numero 1 o la numero 3. La correzione ABC termina sempre o quasi sempre in area dell'onda 4 del movimento precedente. La fine della correzione ABC di un movimento a 5 onde complete terminerà presumibilmente entro i valori dell'onda numero 4 del movimento precedente. Naturalmente, se dovesse essere superato, chiaramente bisogna valutare i cicli di grado maggiore. Ricordate quando vi ho detto prima, appunto, l'onda di grado superiore? Quindi, nel caso specifico, vorrà dire che sarà non più questa analisi qui, ma quella successiva. Quindi, la correzione ABC, eccola qui, la correzione ABC, dovrà verosimilmente finire nell'area del movimento dell'onda numero 4, ovvero l'onda numero 4, il minimo di onda numero 4, dovrà fungere da supporto all'intero complesso della correzione. Quindi la correzione non dovrà mai o poco scendere. Ad esempio, ricordiamoci sempre che potrebbero esserci anche dei movimenti delle famose candele che hanno un'ombra inferiore molto lunga, quindi potrebbe in questo caso qui terminare al di sotto, cioè, o meglio, avventurarsi al di sotto, però ritornare al di sopra. Quindi trovare naturalmente una formazione di questo tipo con la chiusura al di sopra comunque del livello di supporto dell'onda numero 4. Bene, questo è appunto il grafico, come dicevamo prima. Se l'onda numero 2, questi sono i tre principi. L'onda numero 4 deve essere, se l'onda numero 2 è approfondito, l'onda numero 4 deve essere più laterale. Viceversa, naturalmente, se la correzione dell'onda numero 2 sarà più dolce, l'onda numero 4 sarà un po' più approfondita. Anche in questo caso vediamo come c'è stato un approfondimento superiore dell'onda, naturalmente, numero 4, numero 2 rispetto al numero 4. E ad esempio, appunto, la correzione numero 2 in questo caso è più approfondita, lo vediamo con i ritracciamenti di Fibonacci, vediamo come l'onda abbia ritracciato fino al 50%, lo vediamo qui, l'onda numero 2 ha ritracciato l'onda numero 1 fino al 50%, mentre la numero 3 in questo caso o meglio, l'onda numero 4 ha ritracciato meno del 50%, ovvero il 38,2%. E quindi ha avuto un ritracciamento più laterale. Ecco, anche in questo caso vedete come l'onda numero 3 sia di estensione uguale all'onda numero 1. E questo appunto richiama proprio il principio dell'uguaglianza, come abbiamo detto, che dell'uguaglianza, appunto, la formazione, l'onda numero 1 in questo caso però avrà una lunghezza uguale alla numero 3. Quindi anche in questo caso naturalmente vediamo come c'è questa corrispondenza molto semplice.
Ora, naturalmente, tutte queste informazioni devono essere assimilate, come dicevamo prima, però naturalmente vedete come in questo caso l'onda numero 5 è addirittura precisamente la metà dell'estensione dell'onda numero 1. Quindi vedete come ci sono queste corrispondenze, si veda come ci sono queste corrispondenze molto precise per quanto riguarda l'andamento di queste onde qua. Andiamo a vedere ad esempio un altro tipo di conteggio e vediamo come appunto ci sia anche in questo caso un'interpretazione corretta di quelle che sono le regole che abbiamo visto prima. Quindi in questo caso vediamo come c'è una formazione di 5 onde, onda numero 1, onda numero 2, onda numero 3, onda numero 4. E infine l'onda numero 5, appunto, anche se non è la precisione in questo caso qui, eccola qui, abbiamo l'onda numero 5 e che sta appunto correggendo in questo caso con una BC. Ora vedete come, vediamo subito come, quali sono appunto le regole da monitorare. Andiamo a vedere i tre principi, appunto, l'onda numero 2 non ritraccia mai oltre il minimo di onda numero 1. Eccola qui, non ritraccia oltre il minimo di onda numero 1, eccolo qui. Il minimo di onda numero 1 è questo qui, quindi vediamo subito come in questo caso il conteggio è corretto. L'onda numero 3 non è mai la più corta dell'intera struttura. L'onda numero 3, eccola qui, quindi per trasposizione vediamo come sia più lunga della numero 1 e anche più lunga della numero 5, che è questa qui in alto. Andiamo, continuiamo. L'onda numero 3 termina sempre sopra la fine dell'onda 1, quindi il massimo di onda 1, in questo caso perché è un trend rialzista. Quindi l'onda numero 3, eccola qui, finisce qua in cima, al di sopra del massimo dell'onda numero 1. L'onda numero 4 non ritraccia mai il 100% dell'onda numero 3. Eccolo qui, l'onda numero 4 appunto non ritraccia mai oltre il 100%, ovvero non ritraccia mai l'inizio di onda 3 che è qui sotto. Vedete, al termine dell'onda 2 non ritraccia mai il 100% di onda 3. Quindi andiamo a vedere l'ultimo principio. L'onda numero 5 termina sempre sopra la fine dell'onda 3. Ricordiamoci che in questo caso potrebbe succedere che anche l'onda 5 potrebbe appunto terminare comunque in area con la cosiddetta truncation. Vedete come c'è la corrispondenza appunto dell'onda numero 5 che è al di sopra dell'onda numero 3. Andiamo a vedere invece i tre principi, appunto l'alternanza, l'uguaglianza e la correzione. L'alternanza, se la 2 ritraccia violentemente, la 4 sarà più laterale. Eccola qui, abbiamo visto un ritracciamento, vediamo come c'è il ritracciamento, un ritracciamento appunto del 76,4% dell'onda numero 2, mentre c'è un, vediamo quant'è il ritracciamento dell'onda numero 4. L'onda numero 4 invece non ritraccia al 76%, ma ritraccia di un 38,2%, quindi un ritracciamento più delicato rispetto a quello che è l'onda numero 2. L'uguaglianza, appunto, in una formazione completa l'onda 1 e l'onda 5 avranno estensione simile. In questo caso vediamo invece un'ulteriore eccezione, ovvero che l'onda numero 3 sarà quasi simile, la più corta la si vede chiaramente l'onda numero 1, naturalmente la vediamo, l'onda numero 1 è la più corta dell'intero percorso, però similmente dovrebbero essere simili la numero 3 e la numero 5. Quindi andiamo a vedere, misuriamo l'onda numero 3 e la posizioniamo e vediamo come lunghezza, eccola qui, vedete l'onda numero 5 da qui a qui è quasi simile alla numero 3. Quindi anche in questo caso appunto vediamo un pochino come c'è il rispetto dell'uguaglianza appunto del principio dell'uguaglianza. La correzione ABC termina in area 4 in area dell'onda numero 4. Eccola qui, appunto la correzione ABC in questo caso ancora in formazione, però presumibilmente potrebbe concludersi in quest'area qui, ovvero nell'onda numero 4. Bene, la teoria delle onde di Elliott naturalmente ci spiega quali possono essere le interpretazioni di mercato, naturalmente. L'interpretazione della direzionalità del mercato e quindi questo chiaramente ci spiega, ci
inserisce all'interno di un contesto del movimento. Quindi ci spiega che cosa? Che nel momento in cui noi vediamo un conteggio di questo genere qua, noi cerchiamo di andare nella direzione del trend primario, quindi nella direzione il principio della teoria di Elliott naturalmente ci spiega come monitorare l'andamento dello stesso trend e quindi comprendere in quale direzione naturalmente devono essere fatte le nostre operazioni, ovvero a favore di trend. Nel caso specifico, se vediamo un conteggio di trend crescente, naturalmente noi andiamo ad operare long piuttosto che short.